Prego. Allora, avete attuato quello che avevate provato, è riuscito tutto col campo? Sì, abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e abbiamo visto i risultati. Si può migliorare perché a fine primo tempo e anche secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e a tratti abbiamo smesso di fare quello che avevamo fatto nel primo tempo, quindi questa è sicuramente una cosa che si può migliorare. E oggi però era fondamentale la vittoria e penso che la squadra si sia sentita, diciamo, sicura nel difendere il risultato, l'abbiamo fatto molto bene. Però ripeto, dobbiamo stare più alti, non abbassarci, perché giochiamo contro una squadra forte che se li lasci giocare con tempi si può andare in difficoltà. Che cosa è cambiato rispetto a due settimane fa? Penso l'atteggiamento, penso che forse adesso siamo tutti abbiamo tutti lo stesso pensiero e la chiacchierata che c'è stata tra di noi, si è parlato di un patto, penso che sia servita e io ho detto più volte che la salvezza qua è troppo importante perché l'Ancona deve mantenere questa categoria se non ambire a categorie più importanti e ci manca un piccolo passo, dobbiamo raggiungere l'obiettivo e niente, perché è veramente più importante di qualsiasi altra situazione. Siete più squadra rispetto a due mesi fa? Sì, penso che sì, magari in campo forse ci aiutiamo di più, siamo più compatti, penso anche nella fase difensiva siamo tutti più applicati al non voler prendere il gol e anche oggi ci siamo riusciti e penso che sia un dato importante e niente, stasera festeggeremo con la testa ovviamente e da domani bisogna pensare all'ultima partita per raggiungere l'obiettivo. So che è un concetto un po' riduttivo di vedere fase difensiva dall'attacco, ma oggi siete stati più bravi nel trovare la concretezza necessaria per fare i due gol o più bravi negli equilibri nella difesa del vantaggio nella fase difensiva? Penso che abbiamo fatto delle ottime trame, soprattutto nel primo tempo e anche all'inizio del secondo tempo. Poi ripeto, abbiamo fatto, penso, un'ottima fase difensiva, anche se non è esattamente quello che vogliamo fare, perché noi vogliamo difendere più alti, tenere la squadra più alta, perché pensiamo che possiamo avere dei benefici. E oggi non l'abbiamo fatto per buona parte del secondo tempo, forse anche per il vantaggio e ci è andata bene, però sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare. Personalmente, individualmente, che vantaggi hai tratto, diciamo così, che cambiamenti ci sono stati con l'arrivo di Buscaglia? Sicuramente il mister chiede cose diverse, situazioni diverse, però davvero non mi sembra riduttivo parlare di singoli in questo momento, perché veramente è troppo più importante raggiungere l'obiettivo. Oggi abbiamo messo un mattoncino molto importante, dipende solo da noi, e domenica dobbiamo assolutamente centrare l'obiettivo. È la prima volta che l'Ancona vince due partite consecutive in tutto il campionato. Questo può essere un segnale, secondo te? Un significato ce l'ha? Deve esserlo, perché penso che bisogna partire da qua. Sinceramente mi fa male sentirlo, perché stiamo parlando dell'Ancona. E quindi fa male sentirselo dire, però bisogna avere anche l'umiltà di prendere questo dato e ripeto, e centrare l'obiettivo, perché questa è l'unica cosa che conta. Oggi ancora vedete che ha giocato in casa, possiamo dire, sia nel primo tempo, perché ancora il caso non c'è, ma anche nel secondo sono soprattutto quelli da Napoletano. Anche questo è stato fondamentale per raggiungere la vittoria. Sì, assolutamente, ma penso che questa non faccia neanche notizia, perché tanto in tutti i campi i nostri tifosi ci sono, ci sostengono dal primo all'ultimo secondo e lo sappiamo, e anzi sinceramente ci dispiace che questa stagione abbiano potuto gioire poco o meno rispetto alle altre stagioni.
però dobbiamo chiudere in bellezza anche per loro e soprattutto per loro. La tua prestazione singola, individuale, insomma, mi sembra che sia cambiato molto anche il tuo modo di stare in campo, la tua, cioè, rivediamo il calcio che conosciamo. È frutto solo del miglioramento della squadra o anche di qualcosa che è successo in te? Ma no, sicuramente quando la squadra rende di più i singoli risaltano. Non ti saprei dire, l'unica cosa è che appunto sono contento di fare determinate prestazioni perché devono servire alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Questa è l'unica cosa che serve, e penso che lo stesso discorso valga per tutte le persone che scendono in campo. Grazie. Posso così? Grazie a voi. Grazie.